Lorenzo, seconda stagione qui a Pistoia, dopo l'ottima stagione dello scorso anno, cosa ti aspetti? Io sono uno che vuole sempre migliorare in tutto, sia personalmente che ovviamente come risultati di squadra, quindi il desiderio è quello di fare meglio, di levarsi ancora più soddisfazioni e di ritornare personalmente a un desiderio appunto che è quello di ritornare a giocare di fronte a questo pubblico. Squadra che sembrava fatta, purtroppo anche quest'anno sfortunati con gli americani. Olase Uera ha detto in conferenza stampa, un ragazzo che comunque ha lasciato tanti aspetti positivi, però si giocherà a Trapani con un solo straniero. Sì, lo vorrei ripetere anche, gli auguro veramente il meglio a Jamal, perché è un ragazzo veramente speciale, l'abbiamo capito in pochi giorni, ma si vede subito quando una persona comunque ha qualcosa in più, e quindi gli auguriamo di risolvere il prima possibile i suoi problemi. E si va lo stesso a Trapani, si va con voglia di vincere, con voglia di fare ancora più gruppo, visto che comunque ci mancherà un giocatore fondamentale. Ci stiamo allenando per questo, lo stiamo facendo duramente, quindi ecco, purtroppo questo è un discreto intoppo, però bisogna andare avanti. In attesa di capire se al Palacarrara ci sarà pubblico, a Trapani comunque lo troverete, energie nonostante tutto positive, anche se sarà un pubblico ostile. Sì, assolutamente, va bene in questo momento, prendiamo veramente, pur di ritornare a sentire il calore di un qualsiasi tipo di pubblico, va bene, accettiamo tutto, quindi intanto comunque fa piacere ritornare e rivedere qualcuno sugli spalti, però ovviamente il nostro desiderio è quello di vedere i nostri tifosi nel nostro palazzetto, quindi ecco, speriamo di riuscirci, anche perché appunto io sono tornato a Pistoia, in un anno non ne sono riuscito a vedere il minimo, non sono riuscito a vedere purtroppo il nostro pubblico, spero veramente quest'anno di levarmi questa soddisfazione. In ogni caso, in queste tre amichevoli, le impressioni sulla squadra? Le impressioni sono buone perché ci sono tantissimi margini di miglioramento, prima di tutto, però c'è tanto entusiasmo, ecco, c'è un'impronta ben precisa, che è quella di comunque di voler giocare con ritmo, in velocità, ed è un qualcosa che sta entusiasmando e sta comunque secondo me anche valorizzando le caratteristiche dei nostri giocatori, quindi siamo solo all'inizio, ripeto, c'è tanto da migliorare, però comunque ci sono anche dei buoni spunti.